stavolta devo andare indietro. When you try your best but you don't succeed. When you get che culo. Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di questa nuova partita giocata sempre con i lupi. Questa è una difesa e poi ci sarà un attacco. Due partite che ho giocato in due domeniche diverse. Questa prima partita, come vedete, avevo già avvistato i tango che stavano venendo avanti, ma erano molto lontani, quindi andavo un po' cauto e stavo aspettando il momento buono per sparare. In questo momento provo qualche colpo in singolo per vedere se riuscivo ad arrivare a quella distanza, ma visto che i pallini non arrivavano a tiro decido di demordere. Poi successivamente Sky, che stava avanzando insieme a questi qua, mi aveva visto e quindi sono costretto a spostarmi e aspetto il momento opportuno per andare a sparargli. Qui intravedo il gruppetto che stava avanzando dalla mia sinistra, infatti c'è stato un grosso gruppo di nemici che ha fatto il giro dall'alto, erano circa in 6. Io riesco a colpire il primo che era più in basso e dopo, come vedrete, sparerò anche agli altri. Qui colpisco il secondo e poi decido di spostarmi e cercare di aggirarli facendo il giro da dietro di questo albero. Qui colpisco il terzo e visto che diciamo che in questa zona non era rimasto più nessuno, decido di muovermi e andare a inseguire il resto del gruppo che mi aveva aggirato dall'alto e stava prendendo da dietro i miei compagni. Ma è Baro quello che sta avanzando adesso, non capisco. Arrivato a questo punto intravedo delle persone, ma non riesco a capire se sono difensori, cioè quindi con me, o attaccanti contro di me. Quindi rimango un attimo in attesa mentre infuria la battaglia, fino a quando è il momento che decido di sparare perché riesco a riconoscere uno che sapevo che fosse un attaccante. Era molto fitto e quindi era difficile riuscire a colpirli. A questo punto mi ero ritrovato davanti due attaccanti, uno tenta di farmi il giro in alto a destra, chiamandomi anche scherzosamente, ma io aspetto il momento giusto e lo riempio di pallini. Non vincerai, stronzo! Fammelo uccidere anche lui, dai!
Poi questo, che era il mio compagno Baro, dice al suo compagno che era con lui di dichiararsi e di venire fuori allo scoperto, rovinandomi, diciamo, un po' la festa. Ma mi rovini le azioni così, eh? Volevo avere la soddisfazione, cosa c'è? No, dai! Preso! Anch'io! Ah sì, quando... qua? Ma anche là? Chi vuoi che sia che fai giri di merda dietro voi? Questo invece è l'attacco, una partita abbastanza veloce che abbiamo fatto alla fine di una mattinata di gioco. Qua è un po' shit. Stavamo avanzando in questa parte di campo un po' particolare perché è abbastanza priva di copertura. Quindi decido di andare abbastanza coraggiosamente dal lato del prato, sperando di non venire ingaggiato fino al raggiungimento di quell'albero che c'era davanti con una maggiore copertura. Vedo un casco e so già di chi è. Qui intravedo un casco che era di uno dei nostri compagni di squadra, sparare, molto ben aspetta. Visibile. Cerco di avvicinarmi il più possibile per riuscire a fare un buon colpo, ma alla fine non lo prendo. Non lo prendo. Non l'ho preso. No. Troppo vegetazione. Purtroppo non riesco a colpirlo anche a causa della vegetazione abbastanza fitta e comunque distanza. della mia scarsa mira, quindi decido proprio di ignorarlo e di andare direttamente sulla bandiera facendo il giro a destra dal prato. Seguo un po' la tattica che era già stata utilizzata da un mio avversario circa un annetto fa nella partita 9 difensori 24 attaccanti, dove mi è praticamente rasato addosso. Infatti appena intravedo il difensore gli corro incontro sparando e lo colpisco. Sorry. O prendo la bandiera o andiamo a uccidere gli altri. A questo punto eravamo arrivati esattamente dietro alle linee nemiche, quindi decido di andare a colpire gli ultimi rimasti, che era questo tango qua, e poi a prendere la bandiera. Easy man. Bene ragazzi, questo video è finito, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo con il prossimo.